Ciao ragazzi, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi proseguiamo la nostra rubrica nella quale parliamo un po' dei grandi fotografi della storia. Oggi è il turno di Helmut Newton. Helmut Newton nasce a Berlino la notte di Halloween del 1920. A soli 8 anni il fratello maggiore lo porta in un quartiere a luci rosse di Berlino pieno di prostitute, dove lavora la famosa Red Herna, con gli stivali alti fino alle ginocchia e con la frusta. E questa sarà la sua prima esperienza visiva che gli aprirà la strada verso la passione per la fotografia. E solo a 12 anni acquista la sua prima macchina fotografica. Dal 1936 inizia a lavorare con la fotografa tedesca Elsie Simon, che è specializzata in moda, ritratti e nudi. Nel 1938 è costretto a lasciare la Germania in seguito alla emanazione delle leggi razziali naziste e si imbarca per Trieste sul piroscafo Il Conte Rosso, rifugiandosi addirittura a Singapore, dove lavora come fotografo per il Singapore Straits Times. In seguito viene internato dalle autorità britanniche di Singapore e successivamente espulso in Australia. Il 27 novembre 1940 arriva a Sydney in un campo di internamento, rimanendovi fino al 1942, e nell'aprile dello stesso anno entra a far parte dell'esercito australiano. Nel 1946 diventa addirittura cittadino australiano e nel 1948 sposa l'attrice June Brunel, conosciuta sul lavoro mentre posa per le sue foto. Lei è un'attrice, ma è anche nota per la sua attività di fotografa, che esercita con lo pseudonimo di Alice Springs. Newton si trasferirà a Parigi nel 1961, iniziando a lavorare per la rivista Vogue, iniziando così la sua lunga carriera nell'ambito della fotografia di moda. E i suoi scatti appaiono su molte altre riviste oltre Vogue, come ad esempio Harper's Bazaar, GQ, Vanity Fair, Max e altre ancora. Il suo stile è caratterizzato da un erotismo patinato, con addirittura tratti sadomasochistici e feticistici. Oltre alle fotografie di moda, sono famosi anche i suoi ritratti ai grandi personaggi del Novecento, come ad esempio Ava Gardner, Sigourney Weaver, Margaret Thatcher. Un attacco di cuore nel 1970 rallenta la sua produzione, ma aumenta la sua fama, in particolare con la famosa serie Big Nudes, Grandi Nudi, che segna la vetta del suo stile. Siamo nel 1980. Inizia a lavorare poi anche per Chanel, Gianni Versace, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, e nel 1974 esce il suo primo libro, White Woman, un libro pieno di donne in pose a dir poco provocanti, fotografie che suscitano anche sdegno e critiche, così come il titolo, che viene accusato, esatto, di razzismo. Ma quale razzismo, replica Newton, è un bellissimo titolo, tanto più che non c'è neanche una donna nera in tutto il volume. Le sue modelle sono alte, forti, muscolose, ma molti ritengono il suo lavoro degradante per la dignità della donna. Newton morirà nel 2004 a causa di un incidente stradale. C'è chi lo ritiene un genio che ha elevato la fotografia di moda ad arte, per altri è semplicemente un misogino le cui fotografie hanno superato il limite dell'accettabilità. Tra l'altro lui era a conoscenza e sembrava anche apprezzare queste critiche. Infatti una sua frase afferma che bisogna essere sempre all'altezza della propria cattiva reputazione. Ai giorni nostri la fotografia di Newton non sembra essere così trasgressiva, in parte anche perché i tempi sono cambiati, anche grazie al suo contributo. Newton aveva capito che più le sue opere erano ambigue, più riuscivano a disorientare l'osservatore, più sarebbero rimaste impresse nella sua memoria. Ed è vero, perché qualche anno fa vidi una sua mostra a Genova e molte delle sue foto me le ricordo ancora adesso. E da esse comunque, critiche o meno, traspare sempre una grande conoscenza e capacità di gestione della luce e della composizione. Una cosa è certa, le foto di Helmut Newton sono impossibili da ignorare. Chiudo questo video con una sua citazione che mi è sempre piaciuta tantissimo e che è la prima frase che ho pronunciato nel mio primo video caricato su YouTube, non su questo canale, ma sull'altro dedicato alle serie TV e al cinema, Through the Looking Glass. Il desiderio di scoprire, la voglia di emozionare, il gusto di catturare. Tre concetti che riassumono l'arte della fotografia. Bene ragazzi, anche questo video si conclude qua. Io spero che sia stato interessante. Come sempre vi ringrazio delle iscrizioni, delle visualizzazioni, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!